appunto sei quasi arrivata in cima. Paolo Crepetta ha detto una cosa: la passione è un grande vantaggio enorme, non ti fa sentire la fatica. E questa è la cosa più bella della passione: se sei appassionato non sentirai mai la fatica. Forse è proprio per questa ragione che ho diverse passioni. Tra le varie, nutro un amore profondo per la fotografia e un'attrazione irresistibile per la montagna, per respirare l'aria pura e vivere l'essenza stessa della natura. E ho scoperto con grande gioia che queste mie passioni possono danzare insieme in una sinfonia meravigliosa. C'è poi quella magica scoperta che talvolta viene quasi per caso. Il nostro hobby preferito si rivela un universo ancora più vasto di quanto immaginavamo. Una crocevia di mondi sconosciuti che quasi senza accorgersene ci seducono, si intrecciano nelle nostre giornate, diventano parte di noi, scintille nuove o forse lumi che rischiarano passioni dimenticate, gioie semplici che credevamo perdute nel tempo dell'infanzia. Ed è esattamente quello che mi è capitato negli ultimi mesi. Ho esplorato un mondo nuovo che non conoscevo e voglio condividerlo. Lasciare che le parole scorrano libere non per un algoritmo di YouTube o per una strategia, ma per il puro piacere di farlo. Dopotutto, se si fa qualcosa che ci appassiona, lo sforzo si sente di meno. Ciao amici, benvenuti in questo primo video 2024, un'escursione molto semplice in realtà, ma carina. Ma con l'occasione voglio parlare di un argomento che non ha tanto a che fare con la fotografia in particolare, ma col mondo delle escursioni. E qualcuno di voi da questa inquadratura presumo l'abbia già intuito. Esattamente, parlo di radio. Radio nelle escursioni, nei giri fotografici che vado a fare. Io utilizzavo già delle radio, ma onestamente non sapevo che mondo c'era dietro. In realtà c'è un mondo molto importante, ben strutturato, sulla serie di apparati PMR, che sono frequenze libere accessibili attraverso degli apparati liberamente acquistabili senza necessità di licenza, senza necessità di pagare tasse. Ma ad ogni modo, con queste radio ad esempio ho appena completato adesso un collegamento con un operatore che si trova giù a valle e che mi ha sentito. Abbiamo un canale dedicato, ma te ne parlerò tutto durante questo video. Nella puntata di oggi, dopo una pausa che è durata un bel po', ti porto a spasso con me in un posto che qui da noi tutti conoscono e che è davvero affascinante, il bivacco dei Lof. Per arrivarci si possono prendere varie strade, ma io partirò da Passo San Boldo e poi seguirò il sentiero più breve. Troverai qui nelle note dell'episodio il link al percorso Scumut. Pensa proprio che io devo arrivare lì devo arrivare. Mamma mia, bella tirata. La GoPro non fa capire quanto alto è. Prima ero laggiù e guardavo proprio qui in alto la bandiera, ma sono arrivato ormai. Il percorso si è rivelato molto meno impegnativo di quanto pensassi all'inizio. Sono arrivato in cima abbastanza velocemente e solo alcune parti erano un po' toste e richiedevano quel briciolo di sforzo in più. Però niente paura, il sentiero è pulito e sgombro da qualsiasi tipo di intralcio, tipo alberi caduti o roba del genere. Qua si vedono ancora le conseguenze del vaia, sono passati, hanno sistemato un po' il percorso, ma tutti alberi crollati. Mentre saliamo lungo il percorso, discutiamo sulle ricce trasmittenti PMR. Questi dispositivi, comunemente noti come walkie-talkie, operano su frequenze ad uso libero e sono disponibili in commercio a prezzi relativamente accessibili. Sebbene spesso vengano regalate ai bambini come giocattoli, in realtà rappresentano strumenti di comunicazione molto efficaci. In Italia inoltre sono state avviate diverse iniziative volte a promuovere l'uso delle PMR per fini ludici o per garantire la sicurezza in montagna, ed è questo il punto che può interessarci. Ad esempio è stato stabilito che il canale 7 e il canale 9, in sostanza due frequenze specifiche, siano i canali di riferimento della community tutta Italia. In Veneto e Friuli questa idea ha preso molto piede, al punto che praticamente ovunque vai trovi qualcuno con l'orecchio incollato a queste frequenze. E questo video lo dimostra alla grande, addirittura con un collegamento a circa 96 km di distanza. Ogni tanto misura pH, roba. Come potete sentire, c'è veramente tanto traffico sul canale dedicato. E quindi è un buon mezzo per andare in escursione. Comunque non è definitivo, ma è sempre uno strumento che ti dà una grande mano, ti può dare un grande aiuto. Quella zona lì non l'ho presente. Che numero, scusa? Io sono Victor Eco November 057. Bene, che punto sei, quasi arrivato in cima?
Sì, ho praticamente fatto tutta la parte più complessa, più faticosa. Adesso sto facendo tutto il versante, il bordo che porta al bivacco dei Lof. Mi fermo lì e farò qualche trasmissione, qualche prova. Ad ogni modo sto anche riprendendo con un video, quindi dopo metterò anche il video magari sul gruppo da qualche parte. E ripeti per favore il nome, così lo sento anche sul video e me lo ricordo. Cambio. 1FVG 066 066. Aspetta, capisco che la storia di nominio gli possa aver creato un po' di confusione. Tranquilli, non è una roba obbligatoria, sono dei soprannomi che ci aiutano a riconoscerci più facilmente nella community, soprattutto se vogliamo ricordarci con chi abbiamo parlato in una comunicazione. Questi nomi vengono assegnati da delle segreterie regionali e riportano la sigla della regione seguita da un numero progressivo. Esiste poi anche l'iniziativa Radio Montana. Questa è tutta dedicata alla sicurezza quando sei in giro per le montagne. Funziona sul canale 8 con subtono 16 e lo puoi usare con tutte le radio trasmittenti PMR. È più che altro un canale di supporto per l'assistenza quando sei in montagna, comunque un'iniziativa da non perdere. Se ti va di saperne di più o hai voglia di unirti a una delle community della tua regione, trovi tutte le informazioni che ti servono nel link che ho messo qui nelle note dell'episodio. Ho recuperato questo per strada, lo do a quelli che incontro, se l'hanno perso oppure lo lascio al bivacco. Andiamo avanti con la nostra passeggiata verso il bivacco dei Lof. Il sentiero è abbastanza tranquillo, però attenzione perché è un po' esposto, quindi meglio lasciar perdere se inizia a piovere o ancora peggio se c'è la neve. Se non ti va di fare da parte esposta, c'è anche un'altra strada che parte dallo stesso punto, un po' più lunga ma tranquilla perché va dal lato opposto e passa all'interno del bosco, poi si ricongiunge comunque ad una forcella poco prima dell'ultimo pezzo verso il bivacco. Simpatica questa iniziativa dove gli alberi che devono essere tagliati li trasformano in seggioline per riposarsi, quindi chi sta facendo un percorso e vuole riposarsi un attimo trova un punto di ristoro. E quindi ci siamo nell'ultimo pezzo di strada super tranquillo e sicuro che in un attimo ti fa arrivare a questo bivacco spettacolare, ma è più di un semplice bivacco, sembra quasi una baita dove puoi staccare e ripararti dal brutto tempo e puoi anche pernottare vista la presenza di un'area dormitorio. Attenzione però, non ci sono i bagni e non c'è acqua potabile, c'è tuttavia la corrente elettrica. Ed eccolo qui, il bivacco dei Lof. È un bel posticino, anche facilmente raggiungibile, senza tanta fatica. Dentro è veramente bello, adesso te lo faccio vedere, ed è ottimo per appunto bivaccare. C'è tutto, c'è la luce, c'è la possibilità di fare del fuoco, molto bello. Mentre mi stavo rilassando ho deciso di sperimentare un po' con le comunicazioni in radio, ma questa volta non mi sono limitato alla PMR. Ho tirato fuori qualcosa che magari i più esperti tra di noi ricorderanno con un sorriso. Una radio CB di ultima generazione, la PNI Escort HP82. Anche in questa occasione non sono mancate le chiacchiere via etere, nonostante sia uno strumento che di solito è usato dai camionisti ed appassionati radio. È stato un tuffo nel passato, ma dimostra come la radio è tutt'altro che morta e può tornare utile anche in questi contesti in montagna. La mia zona è da lì, fa il giro là, ma Petrina è ancora qua via. Adesso però è arrivato il momento di rientrare al paesaggio. Non va bene per chi soffre un po' di vertigini, ma il posto è veramente bello, semplice ma bello. È il momento di rientrare perché fa particolarmente freddo. E come ti ho detto nelle mie ultime newsletter, quest'anno sto veramente soffrendo molto il freddo, mi dà fastidio. Quindi non ho fatto tante uscite invernali, proprio una condizione, non sono stato neanche tanto bene, ma in ogni modo è così. Il percorso è molto interessante dal punto di vista escursionistico, non dà tantissimi spunti dal punto di vista fotografico perché dà sulla pianura, quindi non hai montagne, valli, eccetera. Tuttavia, in queste condizioni di luce, con il cielo nuvoloso, il sole che passa attraverso le nuvole, ti illumina degli spot qui sotto molto interessanti. Adesso vedo se riesco a ricavare qualcosa di buono, fare una composizione che ci sta. Quindi adesso provo a fare una foto. Voglio concentrarmi adesso su questa zona. Guarda che carina, col sole che arriva all'interno e comunque mi illumina questa fascia. Andando
a fare un'inquadratura un po' più stretta qui così, a colpo d'occhio dovrebbe essere veramente interessante. Però se non mi ricordo male, qui c'era veramente uno spot interessante. Quando sono arrivato l'avevo visto. Vi adesso vado a farci una foto anche qua. È carino, bellissimo, con questo parapetto che ti guida con le nuvole in questo modo. Se poi entrasse anche questo albero sarebbe grandioso, ma non posso prendere tutto, quindi mi concentrerò su questa zona qui. Tornando indietro ho pensato di ripercorrere la stessa strada dell'andata, più che altro per ammirare di nuovo quel panorama spettacolare, ma stavolta da una prospettiva differente, e per continuare ad esplorare quanto sia popolare il mondo delle radio PMR qui dalle mie parti. E devo dire che man mano che procedevo la cosa mi ha sorpreso sempre di più. Un po' di sole, veramente, quando esce ti scalda, c'è uno sbalzo di temperatura subito. Sente la botta di caldo, ma guarda qua. Di certo non è per chi soffre di vertigini. Io soffro di vertigini, ma sono riuscito a farmene una ragione un po' alla volta. E qui va molto giù, ma guarda che bel spot fotografico che c'è qua. Molto bello. Di solito quando faccio i giri guardo in alto per inquadrare i paesaggi, qui invece dobbiamo inquadrare verso il basso qui. So che il consiglio sarebbe quello di aspettare il cambio della luce che vada ad illuminare in modo differente la scena, trovare delle cose interessanti. Tuttavia questo giro ho dovuto cogliere l'attimo, fare la foto piuttosto velocemente perché fa molto freddo, tira dell'aria freddissima, dà fastidio e quindi preferisco continuare la mia camminata. Ti racconto una cosa buffa che sicuramente non sai. Più o meno 12 anni fa avevo provato a fare questa stessa escursione e non ce l'ho fatta perché le vertigini mi hanno letteralmente tagliato le gambe. Mi sono fermato quasi subito e ho optato per il percorso nel bosco, quello più tranquillo. Ora che ci penso ci rido sopra, ma è anche bello constatare come con il tempo e un po' di abitudine sono riuscito a tenere a bada certe paure. Ultimi collegamenti da Vacco dei Lof, Victor Bracco November 057, Messio. Mettiamo un po' il punto su questa storia delle radio in montagna. Sono degli strumenti dei quali non puoi fare a meno? Assolutamente no, puoi farne tranquillamente a meno, non è quello il problema. Sono degli strumenti che ti danno una mano in più? Sicuramente. È quella cosa che ti salva la vita? Ni, non hai altri strumenti per comunicare, non riesci a chiamare i soccorsi, hai una radio e ti permette di metterti in contatto con qualcuno, fra poco ti dirò dove sono i vantaggi, ovvio che ti salva la vita, però non va a sostituire strumenti molto più sicuri, tra virgolette, ovvero ad esempio il comunicatore satellitare bidirezionale. Abbiamo gli Enrich Garmin di cui ti ho già parlato, ma adesso anche gli iPhone di ultima generazione hanno il sistema di comunicazione satellitare in caso d'emergenza. Non è proprio lo strumento al quale mi affiderei in assoluto, però appunto se hai delle necessità che stanno in mezzo alla chiamata di soccorso vero e proprio, ecco che una radio è molto utile. È vero, esistono i canali dedicati, ci sono tutti gli appassionati, le persone, ma soprattutto viene utilizzata da tantissimi lavoratori. Quindi adesso io sono qui, ad esempio, che do sulla pianura, stranamente lo smartphone prende molto male, nonostante sia qui, però ad esempio con la radio io sento su vari canali tante persone che lavorano, cantieri, eccetera. Chiaro che se io ho un'emergenza, qualcosa di particolare, posso anche comunicare in questo modo. E poi vabbè, anche perché ti metti in contatto con tanti altri escursionisti, ad esempio della zona. Io ho beccato degli escursionisti che stavano facendo lo stesso mio percorso, dei percorsi vicini, e appunto mi ascoltavano, erano sintonizzati su questi due canali, il 7 e il 9, che è dedicato allo scopo. Ultimi test, Victor Eco November 057 Alessio, qualcuno in ascolto?
Alla fine il messaggio che voglio far passare penso sia piuttosto chiaro: portarsi dietro una radio durante le passeggiate non è indispensabile, ma può essere una mossa astuta. Molti la usano per lavoro, altri per passione, e mettendosi in rete si può contare su un canale in più per farsi sentire quando serve. Più siamo a far parte della community, è più facile scoprire che, anche se pensi di essere in mezzo a nulla da solo, ci sono altri avventurieri nelle vicinanze, pronti ad ascoltarti, a sapere dove sei e cosa stai facendo, magari ti possono anche dare una mano o qualche consiglio. Io stesso in questo breve trekking ho chiacchierato con circa 5 persone in ascolto, inclusi altri escursionisti nella medesima zona. E siamo arrivati. Adesso è veramente una passeggiata arrivare fino giù, quindi sarà molto molto sciolta. E siamo giunti alla fine di questo video. Spero di aver acceso un po' la tua curiosità su questo tema e chissà, forse ti ho anche fatto riscoprire una passione che avevi messo da parte. Magari anche nel tuo caso si sposa alla grande con il tuo amore per le camminate nella natura. Ti lascio con le ultime clip di questo giro e nel frattempo mi preparo per la prossima escursione. Stavolta sarà un tour di almeno 2 giorni tra le Dolomiti. Ringrazio PNI per aver sponsorizzato questo video. Ti ringrazio di avermi seguito fino alla fine e noi ci vediamo presto. Victor, ecco November 057, Alessio. Adesso inizia la strada asfaltata, gran lusso, gran lusso. Oh, eccomi qui, quasi arrivato, guardate che vista sul paesino, passo San Boldo, molto interessante come posticino, molto tranquillo.